Siete attrezzati, naturalmente, insomma, per gestirlo. Le gestirli. forze dell'ordine sono aumentate, sia dei carabinieri, della finanza, ci sono i cani antidroga, ci sono tutte le ordinanze che ho fatto per non consentire la vendita di bibite dentro le bottiglie, di bicchieri di vetro, eccetera, eccetera. Mm-hmm. E poi c'è anche la vicinanza della polizia locale. Vabbè, è una tradizione, speriamo che non ci siano zuffe che ogni tanto sono accadute negli anni passati per l'abuso di alcol e di qualcos'altro pure. Certo. Ecco, in un periodo quale quello attuale, quindi dopo tutte le polemiche che abbiamo vagliato caso per caso, di cui abbiamo appena parlato, ma anche in un periodo di crisi economica globale, possiamo definirla, lei ha già un'idea di come stanno andando e di come presumibilmente andranno le cose per quanto riguarda il turismo nell'isola di Ponza per quest'estate? Devo dire che anche in questo Ponza è un'isola felice, perché rispetto all'anno scorso c'è un piccolo decremento che va dal 5 al 10% a secondo dei settori di arrivo di turisti, mentre ho notizie di cali del 30, del 40%, in Ibiza addirittura del 70%, quindi la crisi c'è, la gente ne soffre, Ponza per fortuna non ne sta soffrendo. Ah, bella notizia, che sì, poi infatti. Io la ritengo l'isola più bella. I disagi che ci sono, ne abbiamo parlato prima, di queste norme di sicurezza, no? Nonostante tutto questo la gente viene a Ponza perché Ponza è effettivamente ineguagliabile. E poi, se ti devo dire, per il pubblico dell'entroterra romano piuttosto che campano, se c'è da tagliare si taglia anche sui costi di viaggio, no? E quindi certo, è più facile raggiungere Ponza, che è più vicina, per cui c'è un risparmio nel viaggio invece di andare nelle Eolie piuttosto che in altri paesi. Certamente. Beh, insomma, queste quindi sono 5, tutte 10%, ecco, non di più. Sono tutte notizie positive, insomma, in un periodo quale quello attuale abbiamo davvero necessità di una notizia positiva, ecco, la vuoi? Assolutamente sì. Fino a qualche giorno fa, lungo alcune strade di Ponza c'erano cumuli di rifiuti, di lavatrici, reti metalliche, materassi, lavastoviglie e quant'altro, perché non si sapeva dove buttarli. Sono arrivati 12 camion e hanno fatto piazza pulita anche di questo. Ottimo. A Ponza ormai da metà giugno ogni 10 giorni le strade principali vengono lavate nottetempo dalle 3 del mattino alle 7, quindi forse anche molto più pulita rispetto al passato. Ecco, questa sì che è una bella notizia, anche perché almeno personalmente proprio ieri sera giravo, insomma, per le vie del mio comune e mi rendevo conto di quanto invece la situazione rifiuti fosse anche lì assolutamente drammatica. Insomma, martedì cumuli di rifiuto, di rifiuti praticamente ovunque, tra l'inciviltà della gente, insomma, che si diverte a buttare praticamente qualsiasi cosa, a conferirli davanti ai secchioni quasi che fosse una discarica, e evidentemente i mezzi adeguati che non sono arrivati, quindi insomma più che meno che adeguati. È arrivato tutto. Bene. Sindaco, a Ponza ho fatto piazza pulita delle norme che sono state le madri di tante illegalità, perché le ho tutte revocate, ma ho dopo aver fatto piazza pulita delle norme ho pulito le piazze. Ecco, che tra l'altro è l'aspetto più tangibile poi, no, di tutta questa vicenda e di tutto questo lavoro che sta svolgendo. Insomma, da 2 mesi a questa parte ne ha fatte complimenti, parecchie. Complimenti, va dato atto una volta tanto che si possono fare complimenti a un amministratore. Cavolo. E meno male. E va anche evidenziato, insomma, che con un po' di buona volontà evidentemente qualcosa è possibile. Posso anche dirlo, della Radio Vaticana, l'altro giorno mi ha telefonato per dire volevo farti un'intervista. Gli ho detto va bene, sui miracoli, perché come sapete, o come forse non sapete, ho fatto parecchie trasmissioni su questi argomenti religiosi. E come no? Mi hanno risposto no, sulla sua attività di sindaco, perché ci pare che lei sia l'unico sindaco che sta rispettando il programma elettorale. Beh, insomma, anche questo è un bel successo. Sì. Sindaco, bene, noi la ringraziamo moltissimo della sua partecipazione oggi nella nostra trasmissione.
Ci auguriamo sicuro di vederci quanto prima, infatti. Buona estate. Alle prime vacanze possibili. Speriamo presto e lunghe. Giusto. Grazie. Un abbraccio. Grazie. Grazie a Piero Vigorelli, sindaco, appunto, di Ponza. Francesco, noi ci fermiamo qualche istante per una pausa pubblicitaria. Benissimo. A tra poco.